Bentornati a questa nuova parte di Sonic Heroes, finalmente ci ritroviamo qui al livello numero 13 Egg Fleet, cioè la flotta di Eggman. E quindi siamo arrivati alla zona finale e in particolare questo è uno dei miei livelli preferiti, non solo perché, guardate, è mozzafiato. Cioè siamo in aria e ci spostiamo in mezzo a queste piattaforme insieme a tutti questi vascelli volanti e dobbiamo cercare di arrivare alla nave ammiraglia. La prima almeno, perché ce ne sono mi pare due. Però insomma, non solo per questo, ma anche perché tecnicamente è un livello molto riuscito, molto bilanciato a livello di difficoltà, ma anche divertente. E non è corto, anzi, è forse uno dei livelli più lunghi del gioco. Ovviamente, dato che siamo ormai alla fine. Aspettate che prendo quell'Eggman. Benissimo. Ora possiamo salire. E tecnicamente Sonic Heroes ha sempre avuto un problema con le rail, nonostante abbia anche diversi livelli tematici con rail, ma in questo in particolare non è tanto un problema, penso che siano incluse molto molto bene, molto molto decentemente, dai. Anche le fasi con Knuckles e Tails sono incluse bene. Ora utilizzo Tails soprattutto sulle rail, appunto perché sono un problema fondamentale del gioco e non voglio cadere. Anche perché qui non c'è niente che ci possa salvare. Ora che abbiamo ottenuto la chiave, non dobbiamo più essere colpiti. Anche se ci dovrebbe essere un'altra chiave un pochino più avanti. Quindi in teoria abbiamo un bonus. Siamo di sopra. Attenzione qua, c'è questo robot che non ci lascia passare. Ora sì. Non è durato tanto. E adesso c'è la sezione in volo, che è come quella che abbiamo affrontato nella foresta delle rane, fondamentalmente. Solo che qui c'è più gente che vuole farci cadere. Anche perché ci sparano. Ok, dopo questa sezione dovremmo arrivare alla prima nave ammiraglia. Eccola qua. No, no, no. Mi sono dimenticato il checkpoint. Aiuto! Ok! Mi stanno bombardando ovunque! Oh. Ora facciamoci questa scalata. Sto cercando di andare il più velocemente possibile. Anche perché sennò dura una vita sto livello. Ora dobbiamo essere pronti con il Team Blast. E via! Rapido e indolore, almeno per noi. Ora distruggiamo tutto! E una è andata! Manca l'ultima. Torniamo a essere Sonic. Anzi, cambio in Tails così prendo quegli anelli. Sonic? Wow! Li ho rischiato. E alcune cose come vedete...
come vedete, dicevo, funzionano un po' così. È il problema di Heroes. Però sì, in questo livello riusciamo a compensare abbastanza con bravura, fortuna, eccetera. Nel prossimo invece sarà molto molto più difficile, perché sarà basato quasi interamente sulle rail e sarà un lavorone. Intanto abbiamo mancato una ventola. Oh, mi hanno difeso benissimo. Grazie Sonic e grazie Tails. Mi sono presi quel missilazzo per me. Proseguiamo. Ora cerchiamo di superare indenni questi cannoni. Dovremmo essere vicini all'altra sezione di volo, anche se c'è ancora questa parte con le rail. Quindi siamo Tails. Dai 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 Tails, dai dai. Bene. Ok. Non dovremmo essere distanti. Eccola lì. L'elica. Questa è la sezione finale. Non facciamoci beccare proprio adesso, perché altrimenti mi incavolo. Non è ancora finita. Sì, questo è davvero uno dei livelli più fighi del gioco. Ho perso il checkpoint, ma ce ne freghiamo altamente. Anche perché siamo arrivati. Prendete questo! Anche tu. Questa è ufficialmente la scalata finale. Team Blast! È il momento. È tempo di distruzione. Yes! E abbiamo finito con questa posa statica in volo. Vediamo un po' quanto abbiamo fatto. Dammi una. Oh yeah! That was tight! Passiamo allo special stage adesso. Che sinceramente non ci cambia tanto la vita. E in più è quello più difficile. Quindi vediamo che riusciamo a fare. In caso non lo superassimo non è un problema. Anche perché, ecco appunto, l'importante è fare bene quello successivo. Quindi adesso partiamo. Vediamo di essere un pochino veloci, perché non c'ho voglia di perderci troppo tempo. Wow, non so come ho fatto a evitarlo.
Mamma mia, che rischio. Ma finché rischio così e non prendo niente, per me va anche bene. Però non rallentare Knuckles. Dai, 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 dai. No! Non posso più andare indietro. Ah. Di solito questa parte si fa col carrello. Ed è molto molto più facile. Invece adesso così devo rallentare ogni volta che ci sono ste cavolo di sfere. Per cercare di prenderne un po'. Mi sa che con questo il mio stage speciale finisce. Non riusciremo ad arrivare alla fine. Pure ciao. Figurati. Vabbè, per il momento l'abbiamo mantenuta sui 20. Il che può essere buono. Sempre se riesco a prendere qualche altra sfera, accidenti a me che le sto mancando tutte. Dai, dai, dai. Ma quando arriva la fine? Oh, finalmente. Non so neanche se abbiamo preso una vita. Però l'abbiamo completato, almeno la soddisfazione di dire che l'ho completato. Una vita l'abbiamo presa. Siamo andati tanto vicino a prenderne due, ma... Amen. Livello finale, Final Fortress, la fortezza finale, appunto. This must be Eggman's headquarters. The airbase! How does this thing stay afloat? Doesn't matter. Let's take it down! Questo è appunto il quartier generale di Eggman. E noi dobbiamo infiltrarci e distruggerlo definitivamente. Per poi combattere contro il dottore, ovviamente. E questo livello è davvero pessimo. Uno dei livelli peggiori a cui abbiamo mai giocato. Non perché non sia divertente, perché in molte parti lo è, ma è difficile per tutti i motivi sbagliati, perché utilizza delle meccaniche che non funzionano totalmente. Cioè le rail, utilizzano le rail e sezioni platform molto molto precise, il che stona un po' con i comandi, perché sono leggermente scivolosi quelli di Heroes. Qui utilizziamo il Team Blast, altrimenti ci mettiamo 2 anni. Bene. E quindi, non lo so, bisogna aggiustare molte volte la direzione, che dovrebbe essere automatica. Quindi capite bene che se la direzione automatica che dovrebbe portare direttamente sulla rail sbaglia, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Infatti qui la devo correggere. E vabbè, funziona così. Però dovrei riuscire a fare qualcosina di positivo. Lo spero almeno. Anche perché mi serve non essere colpito neanche una volta. Sì, abbiamo la possibilità di prendere un'altra chiave, ma è davvero raro riuscire a finirla senza essere colpiti. E soprattutto le chiavi si trovano veramente vicine. Infatti noi abbiamo già una chiave, come vedete. E adesso, dietro questa porta, appena sconfiggiamo questo robot, ne troveremo un'altra e basta, perché non mi ricordo le altre, le location delle altre chiavi. Distruggiamo questa torre. Wonder why it's self-destructive.
La prima parte che è molto più semplice rispetto alle altre l'abbiamo finita. E adesso ci sono questi laser. Ok, qui aspettiamo, facciamo con calma. Anche perché è meglio essere sicuri piuttosto che andare velocemente e perdere la chiave. Voglio recuperare tutti gli smeraldi del caos nella storia del Team Sonic. Bene. Come avete visto, lì c'è anche una strada superiore che non riesco mai a prendere, perché bisogna essere veramente veloci e precisi, cosa che in quel frangente non sono. Ma non importa, ci abbiamo messo un po' di più, però siamo arrivati, ecco. Ora, io qui utilizzerei il Team Blast, giusto per non rischiare. Tra l'altro non distrugge neanche tutte le torri, ma almeno il robot ce lo siamo tolti. C'è ancora un altro cannone in giro? No, ok. Sonic, stai qua. Knuckles. E Knuckles adesso ha come potenziamento 3, quindi dovrebbe essere devastante per questi robot. Infatti, il che è buono. L'unico che non ha potenziamenti ancora al massimo è Sonic. Però Sonic è quasi, dico quasi, inutile in questo livello. È molto più importante avere Tails e Knuckles al massimo. Non prendo il ring perché di solito sono buggatissimi quelli lì. E qui c'è anche una scorciatoia che non prendo perché anche lì di solito sono molto poco preciso. E quindi potrei cadere nell'oblio. Facciamo la vecchia maniera, menando un po' tutti. Qui ci dovrebbe essere l'interruttore, quindi posizioniamoci decentemente. Voilà! Pronti con il Team Blast? Utilizziamolo! Bene. Il resto lo lascia a Knuckles. Bravo, Knuckles. Un altro Team Blast, per favore. No, mi ha dato gli anelli. Speravo in un Team Blast. E vabbè. Fare adesso. Volevo il Team Blast soprattutto perché qua sopra ci sono altri robot. Adesso li vedrete. Però magari Knuckles riesce a sistemarli. Team Blast. Utilizziamolo. Ok. Adesso, distrutta questa torre, ci sarà la reign finale. Bisogna essere super veloci, altrimenti rischiamo di essere colpiti dai laser qua. Cambiamo subito. Prendo anche questi anelli, almeno così raddrizzano un po' l'atterraggio. Bene.
vedo la fine. E quel rettilineo laggiù in fondo. Dai, dai, dai. Super veloce. Prima che il laser spari. Vabbè che avevo anche lo scudo. Bye bye Eggman. Fine. Non lo sopporto questo stage. Quindi spero di aver preso un buon rank, per favore. Grazie. Ma grazie per le congratulazioni. Stage speciale e prendiamo questo smeraldo del caos. Non ho intenzione di perdere troppo tempo, quindi prenderò qualche sfera e andrò direttamente sul soffitto. Poi scendiamo in un momento in cui ci sarà meno casino con le bombe. Dai, 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 dai. È così vicino, eppure così lontano. Ok, penso che possiamo scendere adesso. E... oh no. Proviamo a partire. Oh, vai, 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 vai. Preso! Settimo smeraldo del caos ottenuto! Ottimo, anche due vite! Boss finale della storia del Team Sonic. E questo è un buon boss, secondo me, perché è molto molto fastidioso. Davvero. E non so se voi lo ritenete una buona cosa, ma secondo me quando un boss è fastidioso lo vuoi proprio eliminare, quindi è una cosa positiva. Ecco, magari se andasse un po' più veloce sarebbe anche meglio. Però fa niente. Non prevedevo di rimanere illeso in questa battaglia. Sì, sì, bravo Eggman, sei bravissimo. Sorgiamo anche quei cannoni nel frattempo, senza farci beccare da Eggman. Oh! Resta lì tu, nel frattempo io distruggo i cannoni. Finalmente il Team Blast! Beccati questo! Tu e il tuo stupido robot! Dai, dai, dai! No, 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 no! Non uso Knuckles o Sonic, vabbè Sonic perché è molto più facile per Eggman, mannaggia, colpirlo. E quindi è meglio utilizzare o Tails o Knuckles. E dai, ma dammi il tempo di arrivare. Comunque, bisogna utilizzare o Tails o Knuckles perché sono più
forti di Sonic in quel frangente. Solo che Tails ha più possibilità di non avere i compagni storditi quando attacca, per quello che ha usato lui. Mamma mia, però, quante botte sto prendendo. Ora Knuckles ha il potenziamento al massimo, quindi utilizziamo lui. E di nuovo Team Blast, sperando di abbassargli di molto l'energia. Quanto ha ancora? 25. Quindi ancora qualche colpo. Dai Knuckles, vai. Dai. Sì. No. Guardate Sonic e Tails che continuano ad attaccare. Infieriscono. E con questo abbiamo finito la storia del Team Sonic. Con un A! Talk about cutting it close. Eh, not really. Come on, tell me you weren't scared. If it wasn't for us, you wouldn't have had a chance. Well, maybe you're right. Thanks, Knuckles. You too, Tails. Later, guys. I'm out of here. Dunque siamo arrivati alla fine della storia del Team Sonic, come vi avevo già detto, ed è stata un'avventura molto molto bella. Mi piacciono quasi tutti gli stage di Heroes, a parte alcuni che proprio detesto, però nel complesso è davvero un'ottima storia. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questa storia con me. Mettete un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, commentate per i feedback, condividete per far crescere il canale. Noi ci rivediamo qui alla prossima parte di Sonic Heroes con un'altra storia probabilmente. E quindi non mi resta altro da fare che lasciarvi alla fine dei crediti e salutarvi. Ciao ciao!